come al solito uno dei primi stand in cui mi dirigo così proprio, mi fiondo, è Biasibetti Guitars, perché i colori e l'innovazione e l'idea secondo me premia tantissimo. Allora, voglio solo fare un piccolo antefatto. Biasibetti è un creatore di chitarre e crea appunto le sue opere con dei top di... Allora, ho iniziato utilizzando dei pannelli di flipper. Ero un collezionista, ne avevo la cantina piena e l'ho tuttora, e poi ho detto diamo nuova vita a dei pannelli che sono diventati un po' obsoleti, appesi ai muri. Quindi dalla passione del flipper alla passione per le chitarre e per il guitar making. Sì, tra parentesi, siccome ho un passato di Brera, sì, e essendo stato un disegnatore progettista, sì, allora ho unito le due cose e utilizzo invece del quadro, sì, dipinto, utilizzo la chitarra, per cui posso sbizzarrirmi in tutte quelle cose che facevo negli anni 60. Signor Presidente, ci faccio vedere qualcosa di proprio rappresentativo del suo lavoro. Per esempio, andiamo a vedere. Wow, la Dice! Cioè. Da piccolino andavo sempre in chiesa, per cui vedevo questi santi, questi angeli. Certo. E alla fine invece ho riproposto in chiave moderno il vetro cattedrale. Il vetro cattedrale con i dadi. Ovviamente qua si parla del diavolo, per cui è il gioco d'azzardo. Biasibetti, lei, il diavolo e l'acqua santa messa insieme. Messa insieme, infatti c'è un combattimento continuo, in 5 minuti passo da una parte all'altra. Esattamente, quindi questa è questo ho fatto anche fiamme, piume, eccetera eccetera, insomma sempre fatto con questa cosa qua del vetro combato. Questo è interessante perché è particolare, voluto fare veramente una chitarra baiana. Eh sì, leggerissima. Questo è bambù che è difficile da trattare, ma oltretutto non vuole farci incollare, così ho dovuto incamiciarlo in una camicia di forza all'interno con una doppia, una mascherina mancina, in modo che viene incastrato assieme e non si muove più. Bellissima, stupenda da vedere, manico marezzatissimo, qualcosa, sì, di incredibile. Ti ricorda anche il top. Esatto. E poi abbiamo quello per cui è veramente che ha iniziato, no? Cioè, quindi sì, il flipper caster, no? Il flipper caster sono pannelli di flipper, per esempio questo è un pannello di Flower Power del 1969-70, per cui ho voluto fare un tributo al periodo in cui ho vissuto intensamente, perché ero anch'io un Flower Power. Certo. Per cui non ci credevo neanche quando l'ho incontrata e ho dovuto farne una chitarra. E questa appunto, mi corregga se sbaglio, anche il fatto che sia un legno vecchio, perché questo migliora anche il tutto. Ma, sicuramente suo. Perché gli americani costruivano i flipper con dei piani di gioco che devono resistere nel tempo, 100 anni, 200, per cui sono dei legni nobili. Fantastico. Alcune volte si trova anche mogano multistrato, ma non di quello economico, cheap. No, è un multistrato che suona, per cui questo connubio li fa suonare veramente. Poi ho voluto mettere il plonger per forza, con la pallina. È bellissimo. Si illumina proprio come top. E questi pick up vengono dalla California, perché montando i flipper tutte le bobine sono colorate per facilitare gli operai americani. Ah. Cioè invece di dire questo lo metti là, invece metti il verde da una parte, per cui questo liutaio californiano li costruisce con tutti i colori e io li abbino con fantastico, i vari top. C'è anche un mondo dietro le chitarre, però wow. Dark Side of the Moon non esiste, perché tutte le mie chitarre sono hanno un retro che dice qualcosa. Fantastico, vedo. E poi abbiamo anche il tipo 335 e invece esatto, 175. Per dovuto fare un trittico jazz, sì, no? E in cui questo è un flipper contrabbasso che non esiste, questo unico. Questo è
unico, e forse ne farò anche degli altri, per cui di solito faccio suonare delle band di jazz o di swing o rockabilly, il cui il nome è i Flipperati. E quindi con questo trio di strumenti più di ispirazione gibsoniana in questo caso. Esatto. Ultima nata, ultima creata, abbiamo il tipo la Vespa. Esatto, essendo appassionato e venendo dal fenomeno sia beat eccetera per mod, ho voluto fare un tributo ai mod. E agli Who anche in questo caso. In questo caso gli Who, e questo si chiama la chitarra London Mod. London Mode. Poi c'è la Street Racer, che è un po' più aggressiva. Certo. La Ghoul Golf. Sì. No? Perché ha una grafica racing. Tipo Seafoam Green con... Esatto. E poi ci sono le Vespe. Proprio la vera e propria Vespa. Questi sono proprio i colori della Vespa. Cioè, il colore della Vespa, ma la particolarità è questa. Ho voluto strafare, per cui ho fatto una ruota suonante. L'amplificatore incorporato. È fighissimo. È staccabile. Sì. E si può utilizzare da solo con altri amplificatori. Se no, per induzione magnetica non ci sono fili che unisce assieme. C'è un alluminio speciale che fa passare la corrente, per cui si può utilizzare soltanto con la batteria. Tutte e due, usandolo come monitor o, usando questo, perché il suono che viene fuori, il connubio, si può suonare in stereo anche con due amplificatori. Fantastico, fantastico. Signor Presimetti, ricordiamo tutti insomma i contatti, lo trovate su Facebook, Biasibetti Guitars, esatto. Giusto? Biasibetti Guitars. Luciano Biasibetti. O Luciano Biasibetti. Io la ringrazio tantissimo, grazie come al solito, è sempre un piacere incontrarci. Arrivederci.